Buonasera a tutti e grazie per la presenza che ci onorate stasera davvero. Siamo molto felici di trovarvi tutti qui. Non vorrei farvi perdere troppo tempo perché già abbiamo allungato un po' rispetto all'orario di inizio. Questa è la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nostro nuovo allenatore della prima squadra, Andrea Pelicanò. A nome della società vorrei esprimere tutta la felicità di avere Andrea qui con noi. Soprattutto perché abbiamo fatto una scelta completamente diversa rispetto allo scorso anno. Abbiamo preso un allenatore giovane come giovane la nostra società, ma con tanta voglia di crescere. Passo la parola direttamente ad Andrea, così si presenta al pubblico la mattina. Buonasera, Roberto. Sì, avvicino un po'. La felicità è reciproca, sia nei confronti della società con cui ho parlato dal primo momento con massimo entusiasmo. Per me è un'occasione. Qui? Sì. Vediamo. È un'occasione per me importante. Dal primo incontro con Bruno, con il resto della società, non ho avuto nessun dubbio sul tipo di scelta che devo fare quest'anno e sono qui con il massimo entusiasmo e con la massima voglia per iniziare l'anno. Pure tu, vedo che sei molto parlato, eh? Questa sera abbiamo un tavolo pieno di persone che con una dialettica molto importante. Tra 3 minuti abbiamo finito, facciamo una cosa nuova, flash. No, a parte gli scherzi, prima di presentare Andrea dovevamo presentarvi tutto il tavolo, visto che abbiamo l'onore di avere il presidente federale della FIP Calabria, Paolo Surace, alla mia sinistra. Poi a destra e alla sinistra il nuovo allenatore, penso li conoscete tutti, i due presidenti Massimo Ferrao e poi chiederei al presidente di passare il microfono all'ultimo, a quel ragazzo lì, quello in fondo. Sicuramente, guarda, non gli faccio nessuna domanda, gli dico soltanto più o meno come andrà secondo te questo campionato. Solo due parole, non parlare troppo, che sennò poi. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziarvi per essere tutti venuti qua. Come al solito siete numerosi e fate vedere alla nostra società l'interesse e l'attaccamento che avete verso questa squadra. E spero che l'attaccamento, la passione che ogni volta l'anno scorso avete dimostrato, lo porterete anche quest'anno per cercare di raggiungere questo obiettivo che vincere il campionato e salire in Serie B. Inoltre vorrei ringraziare la società che mi ha permesso anche quest'anno di provare a raggiungere questo sogno. Volevo salutare il nuovo coach e basta. Chi mi conosce sa che sono una persona di poche parole, sarei qua a parlare quest'anno. Speriamo sia davvero in campo a parlare per il capitano quest'anno. Ora passiamo la parola al presidente della FIP Calabria, Paolo Surace. Ci dirà un po' i piani della federazione per questo nuovo anno, anche perché ci sono delle modifiche del regolamento che sono state appena approvate, sbaglio? Le due regionali, quindi ci... Penso io a parlare una mezz'oretta, piano, e parla tutta la conferenza stampa. Possiamo fare nostre. Allora, forse si sente anche senza... Si sente? No. Allora io innanzitutto ringrazio la società che mi ha invitato, torno sempre volentieri a Lamezia, ci sono venuto da avversario, ci sono venuto come giocatore, ci sono venuto da allenatore, avversario, ci sono venuto da dirigente, avversario, ci vengo da, diciamo, da presidente adesso e ci vengo, ripeto, volentieri perché è sempre stata una società con cui adesso è un piacere proprio relazionarsi, discutere, parlare di pallacanestro, è una società di
amici, e ora da presidente non posso fare altro innanzitutto che ringraziare questa società. Ho il piacere di ringraziarla per l'attività che fa, al di là di veramente dei risultati sportivi, perché riesce a convogliare un territorio, riesce a esprimere attività giovanile di un certo livello, sia qualitativo che anche quantitativo, per cui ripeto assolutamente un grazie a tutto quello che sta facendo. Sono qui, state presentando il nuovo coach, Andrea, penso lo conosco da quando era un bimbo, vi dico, anche se non è chiaramente il mio ruolo, ma che avete fatto una scelta di una persona assolutamente seria, indicatissimo, un ragazzo serio, un bravissimo ragazzo che ha vissuto tutti questi anni di pallacanestro in maniera piena e in maniera assolutamente appropriata. E, niente, prossima stagione noi abbiamo, anche col vostro presidente Massimiliano Serrao, che praticamente fa parte del direttivo regionale, abbiamo un pochino dettato le linee guida della prossima stagione. Ci saranno delle novità, le novità riguarderanno soprattutto a livello strutturale più che altro l'attività giovanile, con un incentivo se possibile per l'attività femminile, che ultimamente in Calabria devo dire sta passando dei momenti un attimino complicati. E poi chiaramente a livello regolamentare stiamo cercando di incentivare il mini basket e tutta l'attività dal basso, che deve poi chiaramente formare da bacino per l'attività di vertice. Il campionato di Serie C, che è il campionato che farà la Lamezia, al momento ci sono 9 squadre iscritte, ragioneremo a breve sulla formula, perché chiaramente non è semplice con questi numeri riuscire a trovare una formula che possa coniugare la competitività, il numero di partite adeguate, senza che ci si debba sempre incontrare dalle stesse squadre, però stiamo vedendo un attimino di ragionarci. Niente, poi ci sarà sicuramente una fase successiva per la promozione in Serie B, che ricalcherà in grandi linee quelle che è stato quest'anno il percorso dei gironi successivi. A breve stiamo in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio federale, saranno ratificate le DOA regionali, quindi le regole che ci siamo dati per questa stagione, le renderemo pubbliche. Stiamo lavorando tanto perché riteniamo che la Calabria non merita assolutamente, ripeto, sia a livello numerico che a livello qualitativo, la situazione attuale. La Calabria assolutamente ha il diritto e il dovere di crescere come numero di squadre, crescere come numero di qualità, e lo deve fare attraverso sempre sicuramente la passione, ma la passione che probabilmente deve essere coniugata e deve andare a braccetto anche con la competenza. Purtroppo, anzi per fortuna, c'è ormai gestito una società sportiva, non è più, non può essere più il fai da te storico, dove praticamente si era dirigente, allenatori, giocatori nello stesso momento. Ora no, ci sono competenze, ci sono degli obblighi, ci sono dei doveri in termini fiscali, in termini di previdenza, in termini di assistenza e tutela dei lavoratori, dei giocatori, a livello regolamentare, quindi non può più essere un discorso fai da te. Io sto esortando tutte le società, e lo faremo anche come comitato, alla formazione. È fondamentale formare allenatori, giocatori, ma formare anche dirigenti. Questo è un passaggio imprescindibile per riuscire a essere pronti a far fronte a quelle che sono le esigenze della pallacanestro dei prossimi anni. Per quanto mi riguarda, mi faccio un augurio che tutti i vostri desideri si possano realizzare. Ripeto, ringrazio la società per l'attività che sta facendo, perché è praticamente a livello regionale forse una delle società più attive come numero di campionati di partecipazione e anche come livello di risultati raggiunti. Vedo che il pubblico è sempre competente e appassionato, vi dico che ho ricevuto telefonate di complimenti per il pubblico lametino che nel mese di maggio ha girato l'Italia per queste partite. Qui sono stato molto, molto contento, molto fiero, molto orgoglioso. Purtroppo è andata male, però vi posso garantire che avete fatto una
splendida figura per quanto riguarda la vostra passione e quello che avete nella Calabria. Vi devo ringraziare per quello, per la passione e la competenza che avete portato in giro. Grazie ancora. Ci vediamo sicuramente nel prossimo video. Ringraziamo il presidente. Ho parlato. Sì, sì, ringraziamolo di nuovo con un altro applauso, perché per fortuna è riuscito ad alzare la media degli interventi, perché sennò davvero in 5 minuti riusciamo a finire tutto noi. Adesso una nota dolente. Facciamo parlare uno che davvero se ne intende di dialettica. Chi è secondo voi? Facciamo parlare il presidente Carmelo Pisani. Dipende qual è la domanda. No, questo non ci arriva. Beh, prova lì. Vai, vai. Cominciamo bene. Anche 2 anni fa c'era questa problematica. Vai, vai, prova. Prova, prova. Ci siamo? Ok, sì. Diciamo che è destino, sì. E il presidente adesso ci dirà un po'. Ci mima! Cercherò di farvi. Sì, sì, sto cercando di. Seguite la piano. Seguite la piatta. Comunque ci parlerà un po' della stagione che andremo ad affrontare e di, diciamo, come stiamo riorganizzando il settore giovanile e cosa vorrà fare la Lamezia con la prima squadra. Allora, in pratica i nostri obiettivi sono gli stessi che avevamo fissato 2 anni fa quando abbiamo fatto questa fusione. In realtà il nostro percorso continua a essere quello. Noi si può dire che stiamo proseguendo dal giorno in cui purtroppo abbiamo avuto la sconfitta di Fabiano. In realtà non ci siamo mai fermati, chi più di meno ovviamente. In questo senso voglio ringraziare Nando Fusto e Bruno Bertucci, perché da quel momento non ci siamo fermati un attimo per cercare di farci capire qual è la strada da seguire, anche se diciamo che noi non abbiamo mai perso di vista quello che è il nostro obiettivo. Niente, quindi noi all'inizio avevamo avuto un attimo di turbanza, dico la verità, ci siamo guardati in faccia fin dallo stesso viaggio di ritorno, c'era sul pullman, circolavano i messaggini con cui cercavamo di capire cosa pensasse l'altro. Eravamo sicuramente giù di morale, però abbiamo fin da quello stesso momento capito che la strada da percorrere era questa. L'unico dubbio che abbiamo avuto è stato quando ancora non usciva a Foro, che ci sarebbe stato in Calabria per la Serie C Silver, con estrema onestà dico ora che avevamo addirittura pensato di fare un campionato soft, chiamiamolo così, in attesa che finalmente cambiasse questa forma. Ma onestamente abbiamo pensato dopo che era un rischio troppo grosso quello di far spegnere questa fiamma che si era accesa, fiamma che era ardente, bruciava, del rapporto che si era creato tra la società, l'ambiente, il pubblico, le famose LB fan, quindi era troppo alto questo rischio onestamente di far spegnere questa fiamma e abbiamo deciso di continuare sulla stessa strada. Strada che non riguarda solo la prima squadra, attenzione, è una strada che riguarda anche e soprattutto probabilmente il settore giovanile. La settimana fa abbiamo fatto un incontro con tutti i dirigenti, tutti gli istruttori, Alfredo perché l'impegno di un camp. Abbiamo cercato un po' di dire quelli che erano i nostri obiettivi, un po' di capire da loro, da parte loro, quelle che potevano essere le criticità da affrontare e da risolvere. Devo dire che è stato un incontro-scontro molto interessante, da cui sono venuti fuori sicuramente i nostri presupposti, ma anche le critiche che abbiamo ricevuto da parte degli istruttori. Io l'ho vista come una cosa molto costruttiva, perché ci hanno fatto capire che effettivamente hanno una grande voglia di portare avanti il discorso di storia giovanile con forza e con determinazione. Questo a me ha fatto molto piacere. Per quanto riguarda quindi la storia giovanile, è in una fase di costruzione sicuramente, così come lo stiamo ricostruendo da quando abbiamo iniziato questo progetto. Quindi ancora non è sicuramente ultimato e sicuramente c'è tantissimo da fare. Però abbiamo le competenze,
all'interno e cercheremo di trovarli anche all'esterno per ingrandire questo bacino. Per quanto riguarda la prima squadra, mi sembra che l'intervento del nostro capitano ci abbia già fatto capire bene quali sono gli obiettivi. Sicuramente ci siamo rimasti malissimo, e quindi il nostro obiettivo è costruire una squadra che ci possa permettere di far bene in regione, perché la vittoria campa a decidere se sarà persa al nostro, sarà più qualcun altro. Comunque noi sicuramente faremo tutto il possibile per dare ad Andrea una squadra competitiva che ci possa far rivivere le stesse sensazioni che abbiamo vissuto qualche mese fa, perché ancora la pelle d'oca se penso a quello che abbiamo vissuto nelle gare interne con Cerignola, Palermo e Fabriano. Fabriano non mi esce. Quindi non vedo l'ora di rivivere quelle situazioni, quel contesto di palazzetto pieno, tutto il giallo blu che mi fa a noi. Faremo tutto il possibile per soddisfare quello che è un vostro desiderio grandissimo che corrisponde con noi. Devo fare il mea culpa perché è stato bravissimo questa volta, Carmelo. Sì, adesso passiamo la parola al presidente Serrao che ci illustrerà un po' di novità di questa stagione. Sì, arriva. La notizia, mettervi. Va bene, attesa della notizia. Buonasera a tutti quanti. Intanto, prima delle novità della stagione, vi ringrazio per essere presenti. Mi ricollego a quello che diceva Paolo prima riguardo al segno che abbiamo lasciato quest'anno in tutta Italia. Non più tardi di una settimana fa io sono stato a Napoli in un incontro istituzionale della federazione e il presidente regionale della Campania che rappresenta lo spareggio contro Perugia ricordava ancora i favolosi tifosi di Lamezia e non ha fatto che farmi complimenti anche davanti alla vicepresidente federale della Lega A, il quale era stupito di quello che diceva il presidente, il presidente regionale campano, di questa enorme e massiccia presenza di tifosi lametini a Salerno, composti, gioiosi e competenti. Come ha detto Paolo, è una cosa che ci inorgoglisce ancora di più quando la Calabria intera comunque a darci merito di quello che voi avete fatto, perché è merito vostro, il risultato sportivo è attrainato, ma l'immagine che abbiamo dato e l'immagine che avete portato voi di gente bella, brava, gioiosa, le famiglie intere che hanno girato l'Italia per un mese per portare avanti comunque dei colori in cui credevano. Io riparto da qui, dal ringraziamento e dallo spronarvi a continuare ad avere la voglia che avete dimostrato in questo anno. La nostra voglia è quella dell'anno scorso, come ha detto Carmelo, dalla sera stessa della partita di Fabriano, pur con come dire, la tristezza per la sconfitta, abbiamo subito pensato alla ripartenza. Una ripartenza che voleva essere, apro e chiudo subito la parentesi, diciamo, in questa ripartenza abbiamo avuto l'incidente di percorso del coach, la richiudo perché abbiamo subito questo devo dare merito a Bruno Bertucci, fatto la scelta di voltare pagina e andare a prenderci, perché per noi è stato così, andare a prenderci anche per quelli che no. È ovvio che i matrimoni si fanno in due, noi ci siamo andati a prendere, lui è venuto. Ma è stata una scelta condivisa da tutti noi, perché volevamo una persona giovane, volevamo una persona competente, volevamo una persona con determinate caratteristiche anche umane, volevamo una persona che sposasse il nostro progetto e che lui, penso in 24 ore, forse 48, ha sposato subito. Ripartiamo da Andrea Pellicanò,
Ripartiamo anche l'altro, perché a breve, a brevissimo, a minuti ci sarà anche un'altra, un altro annuncio, un'altra novità. E riparto anche da queste tre bambine che sono sedute qui davanti e dalle immagini, dal ricordo delle immagini del torneo di Locri, dove i nostri ragazzini sono stati protagonisti sul campo e fuori. Grazie a Massimo De Fumma, grazie a tutti gli allenatori che sono stati lì con loro, ma grazie soprattutto all'entusiasmo che hanno portato. L'avete visto tutti quanti su Facebook, l'animazione che hanno portato al torneo di Locri. Sono contento come consigliere regionale che quest'anno si riparta anche per i campionati femminili, per le bambine e per le ragazzine, perché comunque c'è un entusiasmo che dobbiamo portare avanti, che in Calabria diciamo, da troppo tempo non si riusciva ad incanalare, perché arrivata a una certa età le bambine purtroppo non avevano più spazio. Da quest'anno vogliamo ripartire, ripartiamo anche dal mini basket, e qui è un annuncio che credo possiamo ufficializzare, forse sarà ufficializzato, forse è la festa del mini basket che ci sarà, lo poteva dire il presidente, ma ci sarà una bellissima festa mini basket, non preannuncio nulla, che ci sarà a Reggio, sarà una cosa a livello nazionale, poi appena uscirà fuori, esatto, quando sarà ufficiale lo vedrete, perché la regione investe sui ragazzi e la Lamezia investe sui ragazzi, la Lamezia fa settore giovanile e prima squadra, la Lamezia Basket con la Lamezia è una società che parte dei ragazzi, parte dei genitori, è una grande famiglia che vuole vedere tutti quanti coinvolti, e anzi vi invito a partecipare ancora di più alla vita della società, il basket con la Lamezia, abbiamo bisogno della presenza di tutti, è una presenza che, come dire, pochissimo tempo aiuta noi e rende protagonisti voi. Come? Lo faccio io, lo posso dire? Allora, se è sulla nostra pagina Facebook, ok, se andate sulla pagina Facebook c'è il saluto di un nostro nuovo giocatore, se andate, potete andare adesso su Facebook, è già stato pubblicato, non c'è campo? Non è riuscito, vabbè, se c'è campo, non c'è, lo vedrete fuori. Allora non vi annuncio nulla, dai, è uno dei nuovi. Vabbè, lo vedrete, c'è il saluto diretto. Sì, uno di quelli che conosce. È uno di quelli che Andrea conosce ed è, come dire, uno dei rinforzi più importanti di quest'anno, perché ha trascorso in Serie A2, pur essendo giovanissimo, quindi comunque ha giocato ad Udine in Serie A1, quindi comunque si chiama Riccardo Truccolo, viene da Udine in A2, l'anno scorso ha giocato a Udine in A2, quest'anno viene alla Lamezia e sarà uno dei nostri, quindi come vedete siamo andati oltre a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, andando anche a potenziare, se era possibile, la squadra. Conoscete già Rodrigo, chiaramente anche Rodrigo ha confermato, ci sono Gennaro, Animo e Alfredo che hanno confermato di stare con noi, e presto annunceremo anche altre novità, è chiaro, nel momento in cui chiuderemo con gli altri giocatori. Tutto questo non c'entra niente con la domanda che mi ha fatto Danilo, vengo adesso alla domanda che mi ha fatto Danilo. Allora, per le novità di quest'anno abbiamo pensato di proseguire, questa volta però a partire dall'inizio del campionato, con la tessera sostenitore. Pensiamo che sia un modo per fidelizzare voi a noi, e pensiamo che sia un modo anche per, come dire, culturalmente crescere tutti quanti. Riteniamo che la pallacanestro, come qualsiasi altro tipo di spettacolo, appunto è uno spettacolo e come tale debba essere supportato. Ed è un fenomeno di crescita culturale, dove siamo andati, come avete visto tutti quanti, nella seconda fase si pagava il biglietto d'ingresso, e non l'abbiamo fatto finora non perché pensavamo che non potessimo farlo per qualche motivo, riteniamo che dobbiamo crescere anche in questo,
Quindi ci sarà la tessera sostenitore che partirà già da subito, chiaramente verrà annunciata sulla nostra pagina Facebook tutte le modalità, probabilmente verrà associata sempre, come l'anno scorso, a una serie di sponsor, e in più ci sarà l'ingresso a pagamento al palazzetto, proprio perché vogliamo rendere lo spettacolo più professionale, cioè vogliamo che anche da questo punto di vista ci sia una crescita. Non ho altro da aggiungere su questa novità. L'8-4 sarà arrivata, l'annuncio non l'abbiamo visto, non so se siete riusciti a vedere, lo vedrete adesso, perché comunque il saluto che manda a tutti i tifosi. Ma c'è il trucco, c'è. C'è il trucco, sì, c'è il trucco. E niente, ci vediamo, credo, poi non so se faremo un altro buon incontro prima con tutta la squadra, magari, ecco, coglieremo l'occasione per incontrarci tutti quanti insieme per un saluto da parte di tutti quanti. Grazie Animo, grazie. Poco fa il presidente Ferrao ha parlato dell'entusiasmo dei nostri ragazzi, del nostro tifo, di tutto l'ambiente che ci circonda. Per cui bisognerebbe menzionare chi per entusiasmo si è sempre fatto notare al palazzetto, e sono i ragazzi e tutto il gruppo della CFM, sempre presenti a aspettarci. Siamo di quest'anno anche a tutte le parti del Parlamento. Grazie. Ripassiamo la parola ad Andrea che vediamo. Vieni qua, vediamo come sta l'allenatore. Facciamo un cambio di sede. Già presidente. Volevo completare un po' quello che prima, perché parlando per primo, ovviamente per me questa è un'esperienza nuova come importanza dell'occasione che avrò, e perciò mi sono dimenticato qualcosina da dire. Intanto la base della squadra che andrà a crearsi il prossimo anno è d'accordo con la società, in gran parte composta dai tre di Lamezia, che sono Gennaro, Animo e Alfredo, che da subito, d'accordo appunto con la società, ho pensato come loro che deve essere una continuazione di quello che è stato fatto l'anno scorso, perché al di là della sconfitta per un punto a Fabriano, l'anno scorso è stato fatto un anno importante dove loro sono stati i protagonisti, dove loro, per quanto io ho anche potuto vedere da avversario venendo alla Lamezia, sono riusciti a creare, e con loro ci metto anche dentro Rodrigo, che ormai è praticamente un diventato adottivo, si è riuscito a creare questo entusiasmo che io credo che sia importantissimo per ripartire da questo tipo di rapporto col pubblico, che onestamente a me l'anno scorso ha ricordato gli anni importanti del basket qui alla Lamezia, ma in generale nella Calabria, in cui c'erano più competizioni, più squadre e più giocatori. Mi ha ricordato molto quegli anni, e credo che ripartire da questo tipo di struttura sia poi anche di aiuto a me e a quelli, a Riccardo Truccolo e agli altri giocatori che arriveranno, per far capire che la nota negativa dell'anno scorso può diventare una motivazione, se unita dal pubblico e da chi va in campo a giocare, che è una forza in più per poter raggiungere gli obiettivi che, come è stato detto in maniera chiara, anche a me dal primo incontro, è quello di provare ad arrivare fino in fondo, non solo per provarci ma per vincere il campionato, senza
usare mezze misure, mezzi termini, è un modo di affrontare l'anno chiaro. Ovviamente ci saranno tante difficoltà, avremo bisogno di voi, più dell'anno scorso probabilmente, e sono convinto che insieme si potrà arrivare a raggiungere l'obiettivo. E chiudo ringraziando per l'occasione che mi è stata concessa sia i presidenti che Bruno e Nando, con cui ho avuto più rapporti in questi giorni, e proverò a dare il mio 100% per dimostrare di essere all'altezza del livello che c'è alto in questa società e in questa città. Allora, come giusta conclusione, mi sembra doveroso chiedere ai giornalisti se vogliono fare qualche domanda. Secondo me tu ce l'hai già pronta la domanda, dai. Dai, forza, vieni. No, devi esporre, vieni. C'ho il telecomando. Coach ha detto che comunque la prima esperienza che fa di questo tipo in Serie C, un po' di pressioni, diciamo, che già stasera magari le ha sentite, però ha detto che vuoi anche lavorare nell'ambito della continuità. Da avversario l'anno scorso, o anche da spettatore, perché immagino che poi abbia visto anche qualche partita dopo nella fase, secondo me cosa è mancato che potrebbe invece essere migliorato in questa stagione? Una domanda. Secondo invece che riguarda la società stessa, è visto che comunque l'anno scorso si è creato un certo entusiasmo nei mesi che sono passati, perché in realtà sembra che passiamo di anni, invece parliamo di 2-3 mesi fa. Peggio che peggio. Se avete sentito qualcosa in più dalla città, se ci sono richieste più di iscrizioni da parte del settore giovanile, se qualche sponsor in più si è avvicinato, se c'è altro che ha comportato questa scena entusiasmo. Chi vuole? Andrea. Sicuro giochiamo? Mi sa che è fatto, sì. Allora, intanto riguardo alla prima domanda, ti rispondo al discorso della pressione, che ovviamente per me sì è una cosa nuova, ma già da quando giocavo la pressione per me è una parte bella del gioco, nel senso che se c'è pressione vuol dire che c'è ambizione, c'è un qualcosa in ballo, ed è una delle cose che mi ha insegnato la pallacanestro. Al di là del ruolo che ho ricoperto da giocatore e da allenatore, seppur giovane, è che per quanto mi riguarda si deve vivere senza la palla da maestro, senza mai accontentarsi, senza mai sottovalutarsi. Poi si deve avere anche la fortuna nel proprio percorso di trovare qualcuno che vede in te quello che è il tuo potenziale, e vale per l'allenatore, vale per i giocatori. E puoi sfruttare questa occasione per provare a dimostrare quello che si è. Io sicuramente con molta umiltà ti dico che devo dimostrarlo ancora sicuramente, ma sono qui per questo, e credo che l'umiltà e la motivazione, tornando al discorso di prima legato ai tifosi, siano due condizioni necessarie per poter poi riuscire a dare il 100%, a dare il meglio di ognuno di noi. E riguardo alla squadra dell'anno scorso, non saprei darti un motivo preciso, perché non credo che ce ne sia solo uno. È partita l'annata in un modo diverso rispetto a questo, non era proprio così chiara l'idea di voler salire, ci si è ritrovati per vari motivi, sicuramente per merito di tutto lo staff, della società e dei giocatori che hanno partecipato l'anno scorso, per arrivare a un punto
finale, una partita di un punto di differenza dalla B alla C, credo che comunque sia fatto bene. Ovviamente io sono andato a riguardarmi quasi tutte le partite, compresa quella di Fabriano, discutendo con la società, credo che fondamentalmente un giocatore interno è mancato, per essere un po' più preciso rispetto alla tua domanda, ma sarei poco preciso nel risponderti dicendo ti mancavo lungo, perché sarebbe anche forse non corretto per un percorso che i ragazzi e la società ha fatto l'anno scorso, non mi piace sottolinearlo. Fondamentalmente chi ha vissuto l'anno scorso sa quali sono i motivi, ne stiamo parlando con la società che sa benissimo su che cosa deve lavorare per poter migliorare, e io darò il mio con i nuovi giocatori, con quelli che rimarranno, per provare a non fare gli stessi errori o comunque sia a crescere sugli errori fatti. Da quanto riguarda la prima delle due cose che hai detto, cioè il fatto se abbiamo ricevuto più o meno istruzioni, questa è una cosa prematura poterlo dire adesso. Certo, tutto fa presupporre che possano aumentare rispetto a quella che è la stagione precedente, però onestamente non è un momento in cui posso dire con certezza questa risposta l'abbiamo avuta. Se valutiamo in base a quello che è stato il movimento intorno a noi, sicuramente ci viene da sperarci bene da questo punto di vista, però non posso avere certezza su questa cosa. Le cose che invece ci hanno spinto a continuare su questa strada, oltre a quelle che ho detto prima, sono sicuramente, vengono dalla vita di tutti i giorni. Onestamente andavamo al panettiere piuttosto che dal Fruttivendolo, piuttosto che dall'oculista, e ci venivano poste domande sul quello che avremmo fatto quest'anno. Quindi vuol dire che qualcosa che ha avuto una certa cassa di risonanza c'è stato, qualcosa di buono abbiamo fatto, quindi ritengo che la nostra spinta sia venuta soprattutto dall'ambiente che avevamo creato, dal nostro ambiente stesso, insomma, dall'interno stesso del nostro movimento. Quindi indubbiamente c'è qualche sponsor in più rispetto alla stagione precedente che si sta muovendo a fianco a noi. Non è la sede giusta forse per parlarne, ritengo che ci sia forse un altro momento per parlare di questo, però sì, anche da questo punto di vista una mano in più probabilmente la prendo. C'è qualcun altro in sala che vuole fare delle domande? Tonino? Rinaldo, puoi girare per favore? Buonasera a tutti, il mio vuole essere soprattutto un complimento alla società, perché io ricordo il palazzetto pieno soltanto ai tempi della pallavolo, della grande pallavolo a un passo della 1, e quindi un applauso va a voi, ma va anche a Bruno, che da tanti anni, ai due Bruno diciamo, a tutto lo staff, a Nando, anche perché questo mi tocca dirlo, è recente, una nuova società di un altro sport, e si è prediletta diciamo la divisione tra virgolette, mentre voi già da qualche anno vi siete messi insieme, secondo me è l'unione che fa la forza. Una domanda per Massimiliano, solamente se lo avete detto bene, l'ha detto anche il presidente regionale, e questo mi fa onore, cioè Lamezia ha fatto ribaltare l'immagine non solo di Lamezia ma anche della Calabria in tutta Italia, anche le testimonianze che hai avuto a Napoli. Se sei stato un po' sorpreso di questo, perché io ricordo i playoff del basket contro i Canicattì, e lì sì, era pieno ma non era come in quest'annata. Se sei stato sorpreso e come avete ben detto, sicuramente forse è stata la spinta per andare avanti in un certo modo, in questo modo. Grazie. Intanto grazie per i complimenti,
come hai detto tu, l'unione fa la forza. Noi sono passati 2 anni, sembra molto di più, ma a 500 metri da qui 2 anni fa facevamo la conferenza stampa per presentare il progetto Basket Bolognese. Oggi è l'evoluzione Basket Bolognese 2.0, potremmo dire, come si usa in questo momento. Direbbero un po' siamo, o almeno io, ma confrontandomi anche con loro, siamo stati sorpresi dalla risposta. È vero che, come dire, è stato un crescendo, perché già dal primo anno, già dall'anno scorso, il pubblico era aumentato. Arrivare ai livelli di quest'anno è stato sorprendente, quindi lo è stato anche per noi, perché comunque avere un seguito di 300 persone a Salerno, di 100 e passa a Palermo e a Fabriano soprattutto, erano in pochi a Cerignola, ma diciamo per problemi logistici del Cerignola, però è stato sorprendente. La stagione eccezionale ha aiutato, ma credo che abbia aiutato soprattutto la voglia di questa città, di questa gente, di vedere uno spettacolo bello, importante, di vedere comunque, e questo lasciamelo dire senza umiltà, una società seria, tra virgolette, che lavora, opera in maniera chiara, in maniera programmatica, in maniera diligente, per portare avanti un discorso che, ripeto, è nato 2 anni fa, ma che vuole andare avanti con chiarezza, mettendo i paletti una alla volta, senza andare a fare passi troppo più lunghi della gamba. Come ha detto Andrea prima, l'anno scorso eravamo partiti costruendo una squadra che ci avrebbe dovuto dare soddisfazioni. È ovvio, capitano quelle annate particolari per cui il risultato è superiore alle aspettative. Devo dire che avevamo comunque costruito una bella squadra. Stanno stiamo cercando di fare qualcosa in più. Non sempre nello sport, quando si cerca di migliorare a livello tecnico, poi i risultati arrivano. Quello che ti assicuro è che il nostro impegno non è lo stesso dell'anno scorso, ma è raddoppiato rispetto all'anno scorso, come sono sicuro che sarà raddoppiato l'impegno e la presenza del pubblico, non penso numerica, ma a livello, come dire, di entusiasmo. Perché quando cominceremo poi a presentare gli altri nomi, quando la squadra comincerà a prendere forma, allora si capirà veramente quello che stiamo costruendo e quello che vogliamo dare e che stiamo regalando alla città, perché questo lo voglio sottolineare. Qua nessuno di noi fa nulla per gloria personale. Paolo prima ha detto avete dato importanza alla Calabria. Abbiamo dato importanza prima di tutto a una città che è la nostra città, è la Venezia Terme. L'abbiamo portata in giro, lo ribadisco, per l'Italia, e se lo facciamo perché vogliamo fare qualcosa di positivo, che lasci una traccia non certo del mio nome, del nome di Carmelo o di chiunque faccia parte della società, ma è Basket Bolognese, quindi è la nostra città che andrà avanti, e il segnale positivo che vogliamo dare è proprio questo, ma anche per questi ragazzini che ci seguono. Quindi niente, forza al Basket Bolognese. Passo il microfono all'ultimo giornalista, così forse risponde Carmelo. Allora, mi associo ai complimenti di Rinaldo che ha fatto prima, perché finalmente mi avete fatto viaggiare anche con la pallacanestro, un po' di tempo che non viaggiavo più. Dall'esterno, diciamo, uno che guarda dall'esterno si ricorda l'anno scorso quello che avete detto prima, che si era costruita una squadra giusto per fare un buon campionato, cercare man mano di crescere. Per fare questo si era preso un allenatore molto esperto, una persona insomma che sa il fatto suo. Dopo quello che è successo quest'anno sembra che ci sia un'inversione di rotta, non più una persona molto esperta ma una persona giovane. In genere una persona esperta di una certa età difficilmente fa delle follie, invece quando si è giovane si è portati a fare qualche follia, un po' di cazzimma, un po' di cose così. E forse questo è quello che è mancato l'anno scorso, vi domando, e vi domando. A me va.
innanzitutto, prima ha sfiorato l'argomento Massimo, ma ritengo che comunque il ringraziamento ad Alleo Kenzi vada fatto, perché lui l'ha spezzata la condotta professionale dal primo giorno che è stato qui fino all'ultimo, nel senso che comunque è stata una scelta sua quella di abbandonare il nostro progetto, perché per motivi personali. Adesso non so dire se è proprio quello che è mancato l'anno scorso, però ritengo che non è detto, come dicevi poco fa tu, che un allenatore esperto possa non avere quei colpi di testa e magari un ragazzo più giovane possa averli. Io ritengo che invece probabilmente qualche colpo di testa c'è stato anche con l'allenatore esperto, e riteniamo che un allenatore che vuole crescere, che comunque sta studiando tra virgolette per farlo la corte di un allenatore quale Gaetano Gebbia, ritengo che vuole dire qualcosa di importante, e quindi abbiamo voluto sposare questa sposa secondo noi questa persona, perché riteniamo che possa crescere con noi e dare molto, perché ha tanta voglia di crescere e noi vogliamo farlo crescere con noi. Passo la parola al direttore generale Bruno Bertucci, che voleva rispondere proprio alla domanda di io. Tomino, non so cosa è mancato l'anno scorso, qualcosa è mancato, ma sono sicuro, e ci metto la mia faccia e quello che è, diciamo, la mia reputazione nel mondo del basket, dire che quest'anno non mancherà, e soprattutto grazie ad Andrea, su cui mi ci gioco la faccia. La scelta di Andrea è una scelta della società a tutto tondo, perché pensiamo di aver individuato non un grande allenatore, di più, e di costruiremo una grande squadra. Facciamo una cosa innovativa per le presentazioni, facciamo fare una domanda anche ai tifosi. Okay. Ciao, buonasera a tutti, è bello rincontrarci dopo quasi un mese di inattività. Ho sentito, per impegni personali sono venuto un po' più tardi, mi dispiace. Comunque ho sentito che la società ringrazia sempre i tifosi che sono stati al seguito, la mia presenza non è mancata. Però io mi sentirei in questa occasione di fare un applauso invece a voi, che ci avete permesso, grazie anche ai contributi economici, perché le V-Fans sono state sempre al nostro fianco, ci avete permesso di vivere questo sogno l'anno scorso, finito purtroppo come sappiamo tutti. Quindi il mio augurio è che la società, cosa che credo in maniera piena, ci metterà sempre nelle stesse condizioni, seguiremo con lo stesso spirito la società, noi ci metteremo la voce, voi la grinta in campo. Grazie. Possiamo concludere così, ringraziamo di nuovo tutti per la presenza e vi invitiamo a spostarvi nell'area buffet per un piccolo rinfresco. Grazie a tutti.